Adventure Jesus et Maria, carissimi amici e amiche, bentornati. Siamo a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. Questa è la puntata numero 12 e questa sera andremo ad avere una rassegna, come dire, di mondanità estremamente spicciola di Giuda Iscariota, perché c'è l'episodio che chi ha letto l'opera certamente ricorderà della vendita dei gioielli di Aglae per incarico di Gesù. Ora, per chi non lo sapesse, facciamo una piccola introduzione. Quando si leggono gli scritti di Maria Valtorta è necessario fare queste cose ogni tanto, perché in quest'opera compaiono dei personaggi che nei Vangeli non sono menzionati, oppure ci sono dei personaggi che sono menzionati nei Vangeli o nel Nuovo Testamento. Per esempio, negli Atti degli Apostoli è menzionato una figura molto ricorrente nell'opera della Valtorta, che è Mannaen, che era un ufficiale del palazzo di Erode Antipa. Lo si viene descritto era un discepolo di Gesù, e lo si viene descritto negli Atti degli Apostoli come uno dei membri della primitiva comunità cristiana annoverato tra i profeti, quindi avente il dono della profezia. E ora, chi era questa? Non ho mai capito se si pronuncia Aglae o Aglae. Sinceramente, mi si perdoni l'ignoranza. Allora, questa era una grossa convertita. Quindi, quando Gesù si trovava in una zona chiamata l'acqua speciosa, si chiamava così, che era una zona della Galilea a ridosso, certamente di, non mi ricordo se del lago di Galilea o di qualche corso d'acqua, ci si fermò diverso tempo, perché lì fece tutte le sue catechesi, le ha fatte pure lui, sui 10 comandamenti. Il nostro Signore Gesù Cristo ha fatto il suo spettacolare ciclo di catechesi sui 10 comandamenti. E in quel periodo l'andava a ascoltare di nascosto, tutta quanta incappucciata, tutta quanta bardata e riconoscibile, questa Aglae, che peraltro fu agganciata, contattata privatamente nel più assoluto segreto dall'apostolo Sant'Andrea, che ricevette anche i complimenti e le congratulazioni di Gesù per questa sua opera di misericordia, e poi andò a parlare con Gesù, e poi Gesù, veramente prima di parlare con Gesù, c'è un bellissimo dialogo, un lungo dialogo con Maria Santissima, perché praticamente che succede? Che a un certo punto i nemici di Gesù cominciano a far questioni e lui è costretto ad andare via dalle acque speciose. Questa un giorno torna e non lo trova più e comincia a girare come una forsennata. Attraverso una serie di vicende che nei dettagli non ricordo, ma arriva a casa di Maria Santissima e lì racconta tutta la sua storia. È una storia allucinante. Una vita rovinata, come sempre, purtroppo precocemente iniziata al sesso, perché al mondo delle mime, delle ballerine, dei teatri pagani, insomma, quindi violata in età precoce, dopodiché è successo di tutto e di più. Ecco. È bellissimo, perché lei praticamente racconta, apre completamente la coscienza a Maria Santissima, e poi Maria Santissima dice: guarda, io ti ho ascoltato, ti invito a vedere che grande opera il Signore ha già fatto con te, ci manca il sigillo del perdono di Dio, questo non te lo posso dire, ma ti penso, ti porterò a Gesù, tu dirai queste cose a lui e riceverai il tuo perdono. Ecco, questo è il contesto. Chiaramente questa si era voluta aprire tutti quanti i suoi gioielli per poterli vendere e dar ricavato ai poveri. E questo è il contesto dell'episodio che adesso andiamo a leggere. Capite che forse non è indispensabilissimo, però vendi i gioielli di Aglae per incarico di Gesù, bisogna anche sapere chi è, no? Allora, detto questo, comincio la lettura. Sottotitolo: al guado del Giordano Gesù riunisce di nuovo ai pastori. Gesù si riunisce di nuovo, meglio che tolgo questo, ai pastori, già discepoli di Giovanni il Battista, di cui danno notizie dicendo che è ancora in prigione, ma che potrebbe essere liberato corrompendo con denaro qualche funzionario della corte di Erode. Comincia la lettura.
virgolettato. Avremmo anche trovato chi per grossa somma lascerebbe uscire il Battista. Anche Erode forse lo desidera, perché ha paura, non per altro. Paura del popolo e paura della moglie. Così farebbe contento il popolo e non sarebbe accusato dalla moglie di averla scontentata. E quanto chiede questa persona? 20 talenti d'argento. Ne abbiamo solo 12 e mezzo. Giuda, tu hai detto che quei gioielli sono molto belli. Belli e preziosi. Quanto potranno valere? Mi sembra che tu te ne intendi. Sì, me ne intendo. Perché vuoi sapere il loro valore, maestro? Quindi, sta parlando Gesù, con Giuda. Li vuoi vendere? Perché? Forse, di quanto potranno valere? Se ben venduti, almeno 6 talenti. Ne sei sicuro? Sì, maestro. La collana sola, così grossa e pesante, d'oro purissimo, vale almeno 3 talenti. L'ho guardata bene. E anche i bracciali. Non so neppure come i polsi sottili di Aglae li potessero sostenere. Erano i suoi ceppi, Giuda, gli ribatte Gesù. È vero, maestro, ma molti vorrebbero avere di questi ceppi. Lo credi? Chi? Ma molti. Sì, molti che di uomo hanno solo il nome. Questo è sempre Gesù che parla, E conosceresti un possibile compratore? Li vuoi vendere, insomma? È per il Battista? Ma guarda, è oro maledetto. Oh, incoerenza umana, dice Gesù. Finisci ora di dire con palese desiderio che molti vorrebbero avere quell'oro e poi lo chiami maledetto. Giuda, Giuda, è maledetto. Sì, è maledetto. Ma ella lo ha detto. Ella sarebbe Aglae. Si santificherà servendo per chi è povero e santo. E lo ha dato per questo, perché il beneficato preghi per la sua povera anima che come embrione di futura farfalla si gonfia nel seme del cuore. Chi più santo e povero del Battista? Egli ha permissione pari a Elia, ma per santità più grande di Elia. Egli è più povero di me. Io ho una madre e una casa. Quando si ha queste, eppure sante come io le ho, non si è mai derelitti. Egli non ha più casa e non ha più neppure il sepolcro della madre, tutto manomesso, profanato dalla nequizia umana. Chi è dunque il compratore? Venne uno a Gerico e molti a Gerusalemme. Ma quello di Gerico, dice Giuda, è un astuto levantino, battinore usuraio, barattiere, mercante d'amore, certo ladro, forse omicida, di sicuro perseguitato da Roma. Si fa chiamare Isacco per parere ebreo, ma il suo vero nome è Diomede, lo conosco bene. Lo vediamo, interrompe Simone Zelote, che poco parla ma che tutto osserva, e chiede: come fai a conoscerlo tanto bene? Ma sai, per far piacere a degli amici potenti sono andato da lui e ho fatto affari. Noi del tempio, sai, già fate tutti i mestieri, termina Simone con fredda ironia. Giuda avvampa, ma tace. Può comprare? Chiede Gesù. Io credo. Non gli manca mai il denaro. Certo, bisogna saper vendere, perché il greco è astuto. E se vede di avere a che fare con un onesto, un colombo di nido, lo spenna a dovere. Ma se ha a che fare con un avvoltoio suo pari,
Vacci tu, Giuda. Sei il tipo adatto. Hai l'astuzia della volpe e la rapacità dell'avvoltoio. Oh, perdona, maestro, ho parlato prima di te, dice ancora Simone Zelote. Ma io la penso come tu la pensi e perciò dico a Giuda di andare, dice ovviamente Gesù. Giovanni va con lui, noi vi raggiungeremo al calar del sole, il luogo di ritrovo sarà presso la piazza del mercato. Vai e fa per il meglio. Adesso mi viene da ridere, scusate che non mi sono riuscito a trattenere, perché mi ricordo questa scena molto bene. Vedete che questo è un altro dei tanti episodi, perdonatemi, in cui Gesù manda con Giuda Giovanni. Io mi sono sempre chiesto se, l'ho già detto un'altra volta, cioè mandava Giovanni con Giuda per frenarlo a Giuda, con la presenza di questo veramente anima angelica pura, oppure, o forse tutti e due, perché quell'anima angelica pura vedesse che purtroppo non tutti erano come lui, in particolare st'apostolo che era... Adesso sentirete le scenette qui da questo Diomede, e in parte purtroppo con una risata un pochino amara la scena fa pure ride. Peccato che non ci sta niente da ride, perché il protagonista è un apostolo di Gesù Cristo, che dovrebbe avere ben altri comportamenti, come vedremo, però ce l'andremo a vedere. Quindi, secondo step, adesso andremo a vedere questo episodio della vendita. Vi ripeto, preparate un pochino a ridere un po', perché spero che si concluda. Ok. La piazza del mercato di Gerico, ma non di mattina, solo di sera, in un luogo, in un lungo tramonto caldissimo di piena estate. Del mercato del mattino non restano che i segni, ossia detriti di verdure, mucchi di escrementi, paglia caduta dalle ceste o dalle capezze degli asini e sbrendoli di cenci. Su tutto le mosche trionfano e da tutto il sole fermenta e fa evaporare fetori e odori di cose poco piacevoli. La vasta piazza è vuota. Qualche raro passante, qualche monello rissoso che prende a sassate gli uccelli che sono sulle piante della piazza. Qualche donna diretta alla fontana e basta. Gesù arriva da una strada e si guarda intorno. Non vede ancora nessuno. Pazientemente si addossa su un tronco e aspetta, trovando modo di parlare monelli sulla carità che si inizia da Dio e scende dal creatore a tutte le creature. Non siate crudeli, dice Gesù. Perché volete turbare gli uccelli dell'aria? Hanno nidi lassù, hanno i loro piccoli figli. Non fanno del male a nessuno. Ci danno canti e pulizia, mangiando i rifiuti dell'uomo e gli insetti che nuociono alle messi e alla frutta. Perché ferirli e ucciderli, privando i piccoli dei padri e delle madri, o questi dei piccoli? Sareste contenti che un malvagio entrasse nella vostra casa e la distruggesse? O che vi uccidesse i genitori e vi portasse lontano da loro? No che non lo sareste. E allora perché fare a questi innocenti quello che non vorreste vi foste fatto? Come potrete un giorno non fare del male all'uomo se da bambini vi indurite il cuore su creaturine inermi e gentili quali gli uccellini? E non sapete che la legge dice: ama il prossimo tuo come te stesso? Chi non ama il prossimo non può neppure amare Dio, e chi non ama Dio come può andare nella sua casa e pregarlo? Dio potrebbe dirgli, e lo dice nei cieli: va via, non ti riconosco. E non ti conosco, figlio tu? No, non ami i fratelli, non rispetti in loro il padre che li fece, perciò non sei fratello e figlio, ma un bastardo, figliastro a Dio, fratellastro ai fratelli. Vedete come ama lui, il Signore Eterno?
Nei mesi più freddi fa trovare conni fienili perché in essi si annidino i suoi uccellini. In quelli caldi dà ombre di foglie per proteggerli dal sole. Nell'inverno nei campi è il grano appena coperto di terra, è facile scovare il seme e nutrirsene. Nell'estate la sete si allievia con le frutta succose e i nidi possono farsi ben solidi e caldi con i fili dei fieni e la lana che le pecore lasciano ai rovi. Ed è il Signore. Voi, piccoli uomini, creati come gli uccelli da Lui, fratelli perciò in creazione ad essi, perché dovete essere diversi da Lui, credendovi lecito incrudelire su questi piccoli animali? Siate a tutti misericordiosi, non privando del giusto a nessuno, né fra gli uomini fratelli, né fra gli animali, vostri servi e amici. E Dio, Maestro, chiama Simone, Giuda sta venendo. E Dio sarà con voi misericordia, dandovi tutto quanto vi occorre, come lo dà questi innocenti. Andate e portate con voi la pace di Dio. E adesso. Gesù fende il cerchio dei ragazzi, al quale si erano uniti degli adulti, e va verso Giuda e Giovanni, che vengono svelti da un'altra via. Giuda è gongolante. Giovanni sorride a Gesù, ma non pare proprio felice. Vieni, vieni, maestro, credo di aver fatto bene. Però vieni con me, sulla via non si può parlare. Dove, Giuda? All'albergo, ho già fissato 4 stanze. Oh, roba modesta, non temere. Tanto per poter riposare in un letto dopo tanto disagio in questo calore e mangiare da uomini e non da uccelli sulla frasca e parlare anche in pace. Ho venduto molto bene, vero Giovanni? Giovanni annuisce senza molto entusiasmo. Ma Giuda è talmente contento della sua opera che non nota né la poca contentezza di Gesù per la prospettiva di un alloggio comodo, né l'ancor meno entusiastico atteggiamento di Giovanni, e prosegue: avendo venduto a più di quanto avevo stimato, ho detto, è giusto, non levi una piccola somma, 100 denari per i nostri letti e per i nostri passi. Se siamo sfiniti noi, che abbiamo sempre mangiato, Gesù deve essere sfinito del tutto. Ho il dovere di guardare che non si ammali il mio maestro. Dovere d'amore, perché tu mi ami ed io ti amo. C'è posto anche per voi e per le pecore, dice Pastori. Ho pensato a tutto. Gesù non dice una parola. Lo segue insieme agli altri. Giungono ad una piazzetta secondaria. Giuda dice, vedi quella casa senza finestre sulla via e con quella porticina così stretta da parere una fessura? È la casa del battiloro di Omede. Sembra una povera casa, vero? Ma là dentro c'è tanto oro da comprare Gerico e... Giuda ride maligno. E in quell'oro si possono trovare anche molti monili e vasellami e anche altre cose di tutte le persone più influenti in Israele. Diomede. Oh, tutti fingono di non conoscerlo. Ma tutti lo conoscono. Dagli Erodei a tutti, ecco. Su quel muro liscio, povero, si potrebbe scrivere mistero e segreto, se parlassero quelle mura. Altro che scandalizzarsi del modo come ho trattato l'affare, Giovanni. Tu moriresti affogato dallo stupore e dallo scrupolo. Anzi, senti, maestro, non mi mandare più con Giovanni a certi negozi. Per poco mi fa fallire tutto. Non sa capire a volo, non sa negare, e con un furbo come Diomede bisogna essere svelti e franchi. Giovanni mormora, ma dicevi certe cose così impensate e così. Sì, maestro, non mi mandare più. Vedete qua, insomma. Non sono capace che di amare io. Bello lui, troppo bello. Difficilmente avremo ancora bisogno di simili vendite, risponde Gesù, che è serio.
Eccola all'albergo, vieni maestro, parlo io perché ho fatto tutto io. Io rido perché qui c'è un'altra scenetta se non ricordo male. Entrano e Giura parla col padrone che fa condurre le pecore in una stalla e poi conduce personalmente gli ospiti in una stanzetta dove sono due stuoie a letto, dei sedili e un tavolo pronto. Poi si ritira. Parliamo subito maestro, mentre i pastori sono intenti a sistemare le pecore. Ti ascolto. Giovanni può dire che sono sincero. Non ne dubito. Fra uomini onesti non deve essere necessario giuramento e testimonianza. Parla. Siamo arrivati a Gerico a sesta. Eravamo sudati come bestie da soma. E non ho voluto dare impressione a Diomede di avere urgente bisogno. E prima sono venuto qui e mi sono rinfrescato e ho messo veste monda e così ho voluto facesse lui. Oh, non voleva saperne di farsi ungere e accomodare i capelli. Ma io avevo fatto il mio piano mentre venivo per via. Quando era prossimo il vespero, ho detto andiamo. Ormai eravamo riposati e freschi come due ricconi in viaggio di piacere. Quando siamo stati per arrivare da Diomede, ho detto a Giovanni, tu assecondami, non negare e sii svelto a capire. Ma era meglio se lo lasciavo fuori, non mi ha aiutato per nulla, anzi, per buona sorte, io sono svelto per due e ho riparato tutto. Dalla casa usciva il gabelliere. Bene, ho detto, se esce quello lì, troveremo denari e quel che voglio per fare paragone. Perché il gabelliere, usuraio e ladro, come tutti i suoi pari, ha sempre monili strappati con minacce e strozzinaggi a quei disgraziati che egli tassa più del lecito, per avere poi molto da godere in crapule e donne. Scusate. Ed è molto amico di Diomede, che compra e vende oro e carne. Siamo entrati dopo che mi sono fatto conoscere. Dico entrati, perché altro è andare nell'androne dove lui finge di lavorare onestamente l'oro, altro è scendere nel sotterraneo dove egli fa i veri affari. Bisogna essere molto conosciuti da lui per potere ciò. Quando mi ha visto, mi ha detto, ancora vuoi vendere oro? Sono momenti brutti e ho poco denaro. La sua solita canzone. Gli ho risposto, non vengo a vendere, ma a comperare. Hai gioielli per donna? Ma belli, ricchi, preziosi e pesanti, d'oro puro? Diomede è rimasto stupito e ha chiesto, vuoi una donna? Non te ne occupare, gli ho risposto, non è per me, è per questo mio amico che è sposo e vuole comperare l'oro per la sua amata. E qui Giovanni ha cominciato a fare il bambino. Diomede che lo guardava l'ho visto diventare una porpora e ha detto, da quel vecchio nudo che è, il ragazzo, solo a sentire nominare la sposa, va in febbre d'amore. È molto bella la tua donna? Scusatemi se io mi penso a quel poveraccio di San Giovanni, quell'anima pura. Ha chiesto, ho dato un calcio a Giovanni per svegliarlo e fargli capire di non fare lo stolto, ma ha risposto un sì, così strangolato che Diomede si è insospettito. Allora ho parlato io. Se bello o meno non ti deve interessare. Vecchio, non sarà mai del numero delle femmine per cui l'inferno ti avrà. È vergine onesta e presto onesta sposa. Fuori il tuo oro, io sono il paraninfo e ho l'incarico di aiutare il giovane.
giudeo e cittadino. Lui è Galileo, vero? Sempre per quei capelli vi tradite. È ricco? Molto, risponde Giuda. Vabbè. Allora siamo andati a basso e Diomede ha aperto cofani e forzieri. Ma di' il vero, Giovanni. Ma non pareva di essere in cielo davanti a tutte quelle gemme e ori, collane, serti, bracciali, orecchini, reticelle d'oro e pietre preziose per i capelli, forcine, fibbie, anelli. Ah, che splendore! Con molto sussiego ho scelto una collana su per giù come quella di Aglae. E anelli, fibbie, bracciali, tutto come quello che aveva nella borsa e un numero uguale. Diomede stupiva e chiedeva ancora: ma chi è costui? E la sposa chi è, una principessa? Quando ho avuto tutto quello che volevo, ho detto il prezzo? Oh, a questo punto, che litania di lamenti preparatori sui tempi, sulle tasse, sui rischi, sui ladri. Oh, che altra litania di assicurazioni di onestà. Poi ecco la risposta, proprio perché sei tu, ti dirò il vero, senza esagerazioni. Ma meno di questo, neppure una dramma. Chiedo 12 talenti d'argento. Ladro, ho detto, andiamo Giovanni, a Gerusalemme troveremo qualcuno meno ladro di costui. E ho fatto finta di uscire. Mi è corso dietro. Mio alto amico, mio diretto amico, vieni, 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 senti il povero tuo servo. Meno non posso, non posso proprio, guarda, faccio proprio uno sforzo e mi rovino. Lo faccio perché tu mi hai sempre dato la tua amicizia e mi hai fatto fare affari. 11 talenti, ecco. È quello che darei se dovessi comprare questo oro da uno che ha fame. Non lo spicciolo di meno. Sarebbe come levare il sangue dalle mie vecchie vene. Vero che diceva così? Faceva ridere e faceva nausea. Quando l'ho visto ben fermo sul prezzo, ho fatto il colpo. Vecchio sporco, sappi che non comperare, ma vendere voglio. Questo voglio vendere. Guarda, è bello come il tuo, oro di Roma e di Foggia Nuova. Ti andrò a ruba. È tuo per 11 talenti. Quanto hai chiesto per questo? Tu mi hai fatto la stima e tu paga. Allora, è un tradimento. Hai tradito la mia stima in te, tu sei la mia rovina, non posso dare tanto. L'hai stimato tu, paga. Non posso. Guarda che lo porto ad altri, eh. No, amico. E allungava le mani adunche sul mucchio di Aglae. E allora, paga. 12 talenti dovrei volere, ma mi accontento della tua ultima richiesta. Non posso. Usuraio, guarda che qui ho un testimone, ti posso denunciare come ladro. E gli ho detto anche altre virtù che non ripeto per questo ragazzo. Infine, poiché mi premeva vendere e fare presto, gli ho detto una cosetta fra me e lui che non manterrò. Ma che valore ha promessa fatta a un ladro? E ho concluso con 10 talenti e mezzo. Siamo venuti via fra pianti e profferte di amicizia. E di donne. E Giovanni per poco ci piange. Ma che ti importa che ti credano un vizioso? Basta che tu non lo sia. Non sai che il mondo è così e tu sei un aborto del mondo, un giovane che non sa il sapore della donna. Ma chi vuoi che ti creda? O se ti credono, o io non vorrei pensassero di me ciò che può pensare di te chi ti crede non desideroso di donna. Faccio un commento unico alla fine, perché questo è un brano che non si può spezzare, perché qui ci sarebbe, c'è tanto da dire. Ecco maestro, conta tu stesso.
Avevo un mucchio di denari, ma sono passato dal gabelliere e gli ho detto: riprenditi questa zavorra e rendimi i talenti che ti ha dato Isacco. Perché avevo saputo anche questo per ultima notizia da fare fatto. Però per ultima cosa ho detto a Isacco Diomede: ricordati che il giudice del Tempio non esiste più. Ora sono discepolo di un santo. Fingi perciò di non avermi mai conosciuto se ti premo il collo. E per poco glielo torco subito, perché mi ha risposto male. Che ti ha detto? Chiede con indifferenza Simone. Mi ha detto: tu discepolo di un santo, ma non lo crederò mai. O presto vedrò anche qui il santo a chiedermi una donna. Mi ha detto: Diomede è una vecchia sciagura del mondo, ma tu ne sei quella nuova. Ed io potrei ancora cambiare perché sono diventato quel che sono da vecchio, ma tu non cambi, sei nato così. Vecchio lurido, nega il tuo potere, capisci? Sentite la risposta di Gesù. E da buon greco dice molte verità. Da buon greco. Chiaro riferimento ai filosofi greci, no? Non era Gesù che parlava, scusate, ho sbagliato. Che vuol dire Simone? Per me parli? Era Simone che stava parlando. No, no, per tutti. È uno che conosce l'oro e i cuori nella stessa maniera. È un ladro, un lurido di tutti i più luridi commerci, ma si sente in lui la filosofia dei grandi greci. Conosce l'uomo, animale dalle sette branche di peccato, polipo che strozza il bene. L'onestà, l'amore e tante altre cose in sé e negli altri. Ma non conosce Dio, obietta Giuda. E tu me lo vorresti insegnare? Io? Sì. Perché? Sono i peccatori che hanno bisogno di conoscere Dio. Vero, però il maestro deve conoscerlo. Dio, per insegnarlo. E io non lo conosco? Pace, amici, interviene Gesù. Vengono i pastori, non turbiamo il loro animo con querele fra noi. Hai contato il denaro tu? Basta. Porta a termine bene ogni tua azione come hai portato questa. E te lo ripeto, se puoi in futuro, non mentire neppure per raggiungere una azione buona. Entrano i pastori. Amici, qui sono 10 talenti e mezzo. Mancano solo 100 denari che Giuda ha tenuto per le spese di alloggio. Prendete. Tutti li dai? Chiede Giuda. Tutti, dice Gesù. Non voglio nemmeno lo spicciolo di quel denaro. Noi abbiamo l'obolo di Dio e di coloro che onestamente cercano Dio. E non ci mancherà mai l'indispensabile. Credilo. Prendete e siate felici, come io lo sono per il Battista. Domani andrete verso la sua prigione. Due, ossia Giovanni e Mattia, Simone con Giuseppe andrà da Elia a riferire e istruirsi per il futuro. Elia sa, poi Giuseppe tornerà con Levi, il luogo di ritrovo fra 10 giorni presso la porta dei pesci a Gerusalemme, l'ora di prima. E ora mangiamo e prendiamo riposo. Domani al mattutino io parto con i miei. Altro non ho da dirvi per ora. Più tardi saprete di me. E tutto si offusca sulla frazione del pane fatta da Gesù. Ora, direi di distinguere un commento doveroso, ovviamente, per questo brano, diciamo così, in due parti. Come dire, una notazione complessiva generale, e poi andando a scorrere, evidentemente, anche qualche focus su qualche particolare. Da un punto di vista generale, penso che l'impressione è pessima. Cioè, Giuda mette in campo quella che nella letteratura spirituale è ampiamente chiamata sapienza del mondo. L'astuzia satanica, luciferina.
È diabolico il piano che ha fatto. E ci ha pure pensato. Quindi, siccome questo qui era un vecchio strozzino, gli ordicevo questa trappola, no? Dice, io voglio comprare gioielli, scelgo gioielli simili a quelli che devo vendere, gli faccio fare il prezzo e poi gli sbatto in faccia. Lui li comprerà perché è avido, quindi quando li vede li vorrà avere, ma non riuscirà a lesinare sul prezzo perché gliel'ho fatto dire a lui. Questo è il piano. Si può agire in questo modo? No. Questo è un modo di agire che non c'è niente a che fare con i figli di Dio e vorrei far notare, scendendo così subito a cominciare a vedere qualche particolare, quello che Gesù dice a Giuda alla fine, che dobbiamo impararlo tutti quanti. Porta a termine bene ogni tua azione, non ho portato questa e te lo ripeto, se puoi in futuro non mentire. Neppure per raggiungere una azione buona. Quindi vedete come Gesù sta condannando esplicitamente la cosiddetta bugia bianca, quella detta a fin di bene. Io ricordo la prima volta che lessi l'opera, io non ero molto molto sensibile, cioè ero molto giovane quando ho letto questa cosa qui, non ci pensavo nemmeno a entrare in seminario. La prima volta che ho letto questa cosa avrò avuto intorno ai 18 anni forse. Quindi da giovanotto, io sinceramente non è che c'avevo tutti questi grandi scrupoli a dire la bugia di scusa, ma per carità. Però rimasi da subito impressionato su quante volte Gesù torna su questo tema. Non mentire, non mentire, non mentire. Anche per cose. Cioè, questo è abbastanza palese, ma in altre circostanze, anche veramente quando sono delle piccolissime cose, veramente dette a fondi bene, lui non mentire, non mentire, non mentire e non mentire. Oh, se mi posso permettere, la menzogna è una cosa brutta. E se posso invitare. Come si chiamano? A me non piace i miei followers, quindi le persone che però dedicano un pochino di tempo ad ascoltare quello che dico, perché evidentemente lo ritengono di qualche valore, io vorrei fargli una proposta. D'accordo? Facciamo un patto, una bella proposta. Io ci provo ad osservarlo da un pezzo e tutto sommato mi sembra che sia riuscito abbastanza. Facciamo che noi figli di Dio siamo tutti uguali, no? Ci facciamo un punto d'onore perché non facciamo mai due cose. Uno, le bugie non si dicono mai. Mai. A nessuno, in nessun caso e per nessun motivo. E due, le parolacce non si dicono mai. Facciamo sto patto? Non pensiate che sia impossibile, perché è possibile. Mo facciamo una serata di confessioni pubbliche. Io da giovane ho fatto camminare i treni, purtroppo. Mi vergogno tantissimo, figlio veramente del mio tempo, adolescente, giovanotto, figlio di una di un vivente in una città provinciale, borghese. Poi circondato dall'ambiente in cui stavo, eppure le bugie, non c'era proprio nessun tipo di disturbo, proprio non c'era dentro, non c'era dentro il mio cuore, cioè allora, gli inganni alla Giuda Iscariota, no, d'accordo, però la sì, facciamo sto patto? È possibile, la menzogna è una cosa bruttissima. Perché se una persona si accorge in qualche modo che tu menti, perde la fiducia in te. Ma non è bello poter dire, se io ti dico una cosa, tu ti devi fidare perché io le bugie non le dico mai. E poter dire questo nella consapevolezza che Dio ti ascolta. Se
Se io le bugie non le dico mai, quello che ti dico è sempre vero. Non è detto che ti dico tutto, perché tutto non si può dire. Non si può né dire tutto, né tantomeno si può dire tutto a tutti. Ma quello che diciamo sia sempre vero. Questa è la grande arte, la grande sfida. E così il parlare sia sempre pulito. Pulito. Si può? Si può. Io stasera faccio un po' come Maria di Magdala. Io sono la testimonianza vivente, ok? Sono la testimonianza vivente. Non è stato facile liberarsi da queste abitudini, eh? Non è stato facile. Perché quando c'è proprio l'abitudine di anni, di anni e di anni di un intercalare, non è facile. Ma si può. Con un po' di buona volontà si può, ci metterei un pochino di tempo, ma si può. Tutto sta a deciderlo e concepire verso queste cose la dovuta avversione anche verso la bugia, che possiamo essere sempre sinceri. Tra l'altro, il bugiardo ci vuole che ci abbia un cervello che figuriamoci, no? Perché se devi ricordare tutte le bugie che andate in giro, perché se ti sono detto una cosa, ti sono detto un'altra cosa, dopo te le devi ricordare. Oppure, ah no, giuro, che te giuri? A che serve giurare? Fa parte anche della veracità e della fedeltà alla parola data. Se io ti dico una cosa, quella cosa è quella, basta. Cioè, sono queste delle virtù. La parolaccia, ma la parolaccia non la dico, perché la parolaccia, oltre che essere un peccato, e non credo che sia un peccato veniale, la volgarità, eh. Io ho maturato questa convinzione interiore che non è affatto un peccato veniale la parolaccia, non lo è. Ma è anche un problema di educazione. Ma perché dobbiamo avvilirci e abbrutirci in quel modo? Perché sporcare la bocca in quel modo? Sapete chi dice un sacco di parolacce e chi dice un sacco di bugie? Tanto per fare nomi e cognomi, i diavoli. I diavoli. I diavoli parlano a parolacce quando stanno negli ossessi, a volte pure le bestemmie, ma parolacce garantito. E poi mentono, no? Chi è il padre della menzogna? Vogliamo forse assomigliare ai diavoli? C'è un aneddoto, un fatto vero, successo. C'era un sacerdote che aveva il vizietto di dire un po' troppe parolacce. Triste consuetudine, purtroppo, diciamo non infrequente, purtroppo, anche nel clero. Questo una volta, non mi ricordo in quali situazioni contingenti, però. Si trovò coinvolto nell'assistere a un esorcismo. E durante quell'esorcismo, chiaramente il diavolo, come al solito, si era espresso a parolacce a gogo. Sto prete è rimasto scioccato. E l'amico che l'aveva portato lì riferisce che, terminato l'esorcismo, ha detto: certo che mi sa che devo smettere tutte queste parolacce. Beh, mo sicuramente avrò il proposito di dirne qualcuno in meno, perché altrimenti vuol dire che io sto prestando la bocca a Satana. Ho sentito quello che dice. È la verità. È la verità. E vedete come Gesù non ha voluto neanche un centesimo, parte con una, che però l'avrebbe preso lo stesso, ma a maggior ragione. Manco un centesimo perché quei soldi sono frutto di frode. E quindi Gesù non li vuole. Li ha completamente donati, abbiamo capito che questi soldi qui servivano per comprare il riscatto, che poi non c'è stato tra l'altro, di San Giovanni Battista. E
E basta. Vorrei fare anche notare una cosa molto bella di San Giovanni, bello lui, no? Dice: non mi mandare più. Io non sono buono a fare queste cose, io so soltanto amare. Auguro a più di qualcuno di poter dire in verità quello che ha detto l'Apostolo San Giovanni. Questo certamente è una cosa proprio dei cuori puri, dei cuori vergini, però è certamente una cosa ancora, ancora. Giuda, interpretando evidentemente il pensiero anche contemporaneo, dice: un giovane che non sa il sapore della donna, e chi vuole che ti creda? E se ti credono, io non vorrei pensassero di me ciò che può pensare di te chi ti crede non desideroso di donna. Cioè, penso che tutti quanti sappiamo che quando si comincia a diventare adolescenti o si comincia a creare questa atmosfera, cioè è ovvio che tu la prima che vedi, se poi te la porti a letto, no? E nessuno deve pensare che tu sia vergine, che è la cosa più disdicevole che esista al mondo. Io sono vissuto in ambienti di questo genere perché non sono nato prete. Per grazia di Dio sono rimasto, per grazia di Dio, vergine. Io ne sono felicissimo. Però so che questa mentalità è universale oggi. Ora, proviamo un attimo a pensare, qui parlo specialmente ai maschietti. Tu saresti più contento se si pensano di te che, insomma, però, insomma, se uno le donne ce l'ha, insomma, no? Dai, con le donne ci sa fare, è un grande amante, insomma, no? È un gran Don Giovanni. Oppure, se sei celibe, questa è un'anima pura. Niente, niente fosse vergine. Che pensi? Sei contento se si pensa a questo qui? Oppure, sono sposata. Ah, questo sono sposata, ma sicuramente fedelissimo alla moglie. Non l'ho mai visto guardare un video porno. Non l'ho mai visto accettare un discorso, no, di quelli che purtroppo si fanno in certi ambienti, specialmente tra i maschi. O no? Come stiamo noi? Cioè, sottoscriveremmo quello che dice Giuda? Vorrei che non pensassero di me che non sono desideroso di donna. Pensiamo. E poi una cosa che ha detto Diomede, il problema di Giuda. Diomede dice: io sono delinquente, lo so, sono un uomo di malaffare, lo so, ma io ho qualche speranza perché ci sono diventato, è all'età adulta, anzi, tarda. Ma tu non cambi. Sei nato così. Allora, qui non è tanto il problema, soltanto il problema del come questo è nato. Perché penso che abbiamo capito oggi qual è il problema di Giuda. Il problema è che lui si compiace di come era. È contento. Cioè, si piace. Cioè, Giuda si piaceva, dice: ammazza, è bello questo. Cioè, hai visto che ho combinato? Eh? 10 da 20 e mezzo. Avevo detto che sarebbero venuti almeno a 6. Te l'ho portato 10 e mezzo, grande, no? Guardate, figlioli miei cari, che fino a quando noi non diventiamo distonici, nei confronti dei nostri difetti, dei nostri peccati, non c'è nessuna speranza, che cambiamo, nessuna.
Nessuno. Perché la conversione, che è certamente una grazia che parte anzitutto dall'Altissimo, ovviamente, e che a noi ci arriva come destinatari, e che ci previene, non possiamo darcela da solo, ma non si fa senza la nostra volontà. Non si fa. Non si può fare. Ecco, penso che più o meno, sto riguardando un po', ma questi focus sono abbastanza significativi e importanti per portarci a casa qualcosa. In particolare invito a riflettere su questo, su proprio questa diversità, ecco, del mondo di Giuda e del mondo di Giovanni. Sapete, no? C'è la bellissima preghiera che viene fatta. Questa è una delle preghiere che è rimasta anche dal Virus Sordo anche nel Nuovo. Il giorno di San Luigi Gonzaga, che è un campione di purezza, certamente uno che poteva stare vicino, stare al passo, no? Tenere il confronto, stare sul pezzo insieme con San Giovanni, evangelista, per quanto era puro. Sapete che si dice che San Luigi Gonzaga, che stette a Roma, credo, per un certo periodo di tempo, non mi ricordo se era Roma o Firenze, comunque per fare gli studi teologici, praticamente non conosceva la città, pur avendoci vissuto per diverso tempo, perché quando lui camminava, per non peccare, nemmeno con gli occhi, a quei tempi, siamo nel 1600, non siamo 1500 addirittura, San Luigi Gonzaga, se non ricordo male, figuriamoci oggi, camminava, sapete che nel Spirito dice, quando cammini tieni gli occhi bassi, così, ma non lui proprio camminava guardandosi i piedi, quindi se tu cammini non con gli occhi bassi, ma ti guardi i piedi per paura di, è chiaro che tu puoi anche farti 2 anni in una città, camminava sempre con altri amici, e tu non la conosci. Questa bellissima preghiera dice: se non siamo riusciti a imitare questo eroe nella purezza, che almeno possiamo seguirlo sulla via della penitenza, perché oltre ad essere molto puro, da buon gesuita della prima ora, era anche molto molto attivo nell'austerità della vita, nella mortificazione e nella penitenza. Ecco. Questo vuol dire che non è facile essere come Giovanni, ma possiamo desiderare tornare ad essere qualcosa di simile. Se non ci siamo nati, se non ci siamo custoditi, basta volerlo e al limite facciamo qualche piccola penitenza. Ma ci diventeremo. Il problema è se si vuole assumere lo stile alla Giuda, e soprattutto se in questo stile alla Giuda si persevera e si rimane in maniera impenitente. Che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Saluto chi ha fatto chi ha seguito la diretta e anche ovviamente chi ascolterà questo in differita. Siamo Cari nella amici, presenza di se Gesù. vi è piaciuto il video vi invito a mettere un bel like, ad iscrivermi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, così sarete avvertiti dei nuovi video che vengono caricati e se credete anche a condividere questo video. Questo ovviamente se ritenete quello che avete ascoltato utile al bene delle vostre anime, perché attraverso queste semplicissime e assolutamente innocue operazioni che a voi non costano nulla, però sappiate che potreste contribuire al bene di qualche anima, perché attraverso queste operazioni è più facile che questi contenuti vengano rielaborati anche dagli algoritmi di YouTube proposti e se voi li condividete anche direttamente comunicati. Quindi sono cose che a voi non costano nulla, però sappiate che è una forma di partecipazione attiva al mio apostolato per la gloria di Dio e per il bene delle anime. Dio vi benedica, a presto!